Siamo con Franco Romandini, presidente dell'Associazione San Gabriele, organizzatore della 15ª Sagra del Maiale e Gnocchi Ripieni Freschi. Le novità di questa edizione? Quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo fatto la tagliatella al tartufo, quest'anno facciamo il formaggio fritto con il tartufo grattugiato sopra. E saranno presenti anche degli stand? Sono presenti degli stand di vendita che saranno con il miele, il tartufo, olio, tutti i prodotti tipici locali che verranno messi in vendita al pubblico. E per quanto riguarda l'Associazione San Gabriele, con il ricavato voi ogni volta organizzate qualcosa materialmente per la contrada? Sì, allora per il momento abbiamo fatto la chiesa dove siamo orgogliosi di averla fatta perché effettivamente i nostri anziani la frequentano. Però in futuro abbiamo altre idee da poter risolvere con problemini che ci sono nelle contrade, tutti hanno dei problemi, noi cerchiamo di risolvere con il nostro ricavato e cerchiamo di metterle a disposizione della contrada stessa. Si parte il primo, la conclusione? Il 7 agosto, il 4 agosto voglio precisare che ci sarà una gara ciclistica, un memoriale dedicato a tre ex chiaramente che facevano parte dell'associazione, gli abbiamo dedicato questo memoriale, il primo che facciamo, ci sarà domenica 4 agosto e gli stand saranno aperti anche a pranzo.